Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Tempo fa Miyazaki in un'intervista ha lasciato delle dichiarazioni su dei giochi in sviluppo presso From Software e in particolare ha parlato di tre giochi, ovvero un titolo basato su dei robot, di conseguenza si presume che sia un nuovo capitolo della serie Armored Core, di conseguenza uno dei tre giochi è già stato indovinato, cioè Armored Core. In seguito ha parlato di un capitolo Dark Fantasy e poi di una nuova, diciamo, IP, un nuovo gioco, ma ha specificato il fatto che sarebbe stato un qualcosa che non abbiamo mai visto. Allora, sapendo che The Racine, ovvero il gioco che è stato presentato alle 3 di quest'anno, non fa parte dei tre giochi annunciati da Miyazaki, possiamo dedurre che Sekiro Shadows Die Twice sia la nuova IP, dato che comunque è un nuovo gioco che si richiama agli stili della serie Souls, ma li reinventa, di conseguenza possiamo dire con certezza che Shadows Die Twice sia quel gioco rivoluzionario che intendeva Miyazaki. Detto questo, all'appello manca un solo gioco, ovvero il capitolo Dark Fantasy, che potrebbe essere proprio Bloodborne 2. Il che però può suonare strano perché comunque Miyazaki ha curato solo Sekiro Shadows Die Twice e non un ipotetico Bloodborne 2. Ma potrebbe succedere però una cosa analoga a quella che è successo con Dark Souls 2, ovvero Miyazaki si è concentrato su Bloodborne, mentre Dark Souls 2 è stato sviluppato da dei suoi, diciamo, sottoposti. Di conseguenza, Bloodborne 2 potrebbe essere un titolo sì di From Software, ma non curato da Miyazaki, il che potrebbe essere anche plausibile. Un altro indizio a favore di questa tesi è la recente apparizione di un Bloodborne 2 su Amazon. Intanto vi lascio poi il link in descrizione. Appunto perché sul sito di e-commerce è apparso questa, diciamo, questo risultato di ricerca che mostra Bloodborne 2 senza un'immagine, però mostra proprio Bloodborne 2 e come data 31 dicembre 2019. Questo può voler dire che intorno al 2019-2020 potrebbe uscire Bloodborne 2, non curato da Miyazaki, ma appunto come è stato per Dark Souls 2, però comunque un Bloodborne 2 può uscire. Comunque le ipotesi principali sono due. La prima è che Amazon sia così sicura dell'uscita di Bloodborne 2 che abbia già fatto, diciamo, questa pagina. La seconda è che sia stato pubblicato per errore, ovvero che Amazon abbia, come dire, compilato questa pagina preventivamente all'annuncio di Bloodborne 2, il che fa riflettere comunque anche per quanto riguarda il prezzo, visto che il prezzo si aggira sui 97 euro. Ovviamente non sarà mai il prezzo ufficiale della standard di Bloodborne 2, ma neanche della collector, è troppo alta per essere la standard e troppo bassa per essere la collector, di conseguenza è un qualcosa di puramente indicativo. Come già detto prima, la pagina potrebbe sparire nel giro di poche ore, ma io comunque in descrizione vi lascerò il link nel caso qualcuno di voi voglia, come dire, dare uno sguardo a questo mistero. Comunque, se un Bloodborne 2 dovesse essere annunciato, ne sapremo di più alla Paris Games Week e alla PlayStation Experience, dove di solito Sony svela tutte le sue esclusive insieme alle 3. Per oggi è tutto, spero che questo breve video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Adios!